Buonasera amici YouTube e ben ritrovati al gameplay del Trono di Spade. Dovremmo essere nel bel mezzo del primo episodio ancora. Sono contento per te, Telltale, ma soprattutto anche per me, ma anche per Yar che ha pagato questo gioco. I tuoi capitoli sembrano essere leggermente più lunghi di quelli di The Walking Dead stagione 2, quindi ti sei impegnata molto di più, credo. La qualità sembra buona. E poi sarà un episodio in più, saranno 6 addirittura. Ci terrà molta compagnia al Trono di Spade. Abbiamo finalmente preso i panni della sorella che abita ad Approdo del Re, quindi ho paura di incontrare gente che conosco. Però prima di rientrare nell'azione ammorbante del Trono di Spade, volevo sbirciare il Codex. Perché sono un patito dei Codex, da quando ho giocato a Mass Effect. È anche un ottimo modo per sapere ulteriori dettagli e ricordarsi finalmente tutti i nomi di questa dannata famiglia Forrester. Il cognome non lo dimenticherò mai, ma i nomi sono sempre complessi. Il defunto Sir Gregor Forrester, stavo per dire Clegane, sarebbe stato offensivo. Gregor Forrester, signore di Castelferro, ex. Lord Forrester era l'ex signore di una forte ex casa dell'ex Nord e ex servitore della ex casa Stark. Sto soltanto aggiornando il codex alle ultime stagioni. Si racconta che da ex giovane abbia sfidato a braccio di ferro Galbert Glover per diventare suo scudiero. Spero che ne sia valsa la pena. Glover ci scherza dicendo sarebbe contento di perdere nuovamente lo scontro, l'ex scontro. Gregor sposò Elissa Branfield, nome molto americano, sembra uscita dall'Idaho, la signora, figlia di un servitore dei Targaryen. Beh, Stark Targaryen. Chissà se. Vabbè, niente teorie, niente teorie. Prima che Robert Baratheon si impadronisse. L'ex Robert Baratheon, l'ex re, si impadronisse dell'ex Trono di Spade, che però è ancora lì, quindi non vedo perché avrei dovuto utilizzare l'ex. Gregor diventò signore dopo che suo padre morì alla battaglia del Tridente. Sono morti tutti, una generazione crepata nella battaglia del Tridente, e ha guidato la casa Forrester durante gli ultimi 16 anni. Lady Elissa Forrester, eccola qua, Elissa Branfield, nome da nubile. Elissa Forrester nacque nella casa Branfield, una casata minore, dal nome suona proprio così, del sud, di Dorne, sarebbe fantastico. No, se era servitrice dei Targaryen, beh, potrebbe proprio essere di Dorne, infatti, che fu distrutta quando cessò la dinastia dei Targaryen, probabilmente sì. Era sposata con Gregor da molti anni, quando la ribellione di Robert segnò la fine della sua famiglia. No, tuttavia si sentì in conflitto tra la lealtà a suo padre e quella a suo marito. A quel tempo Lissa capì che Castelferro era la sua casa e abbracciò il suo ruolo di matriarca della famiglia Forrester. Ha giurato in silenzio che non avrebbe mai più visto la sua famiglia distruggersi. Molto stile Catelyn Stark. Ok. Il primo figlio, primogenito, grazie, me l'hai scritto. Figlio maggiore di Lord Forrester e Elissa. Roderick fu addestrato in tenera età, non già un bastardo in famiglia, per imparare a comandare. In realtà era nato per questo ruolo, forte, carismatico e parruccone sul campo di battaglia. Quando Robb Stark chiamò i suoi alfieri alla battaglia, il padre di Roderick gli chiese di restare a Castelferro per proteggerla. Roderick si rifiutò. Bravo. E decise di andare in guerra col padre e condusse la cavalleria dei Forrester con grande valore, tale da diventare ex temuto dai soldati dei Lannister. Ti hanno temuto per qualche giorno, ma poi ha tirato un enorme sospiro di sollievo. Chiunque tu sia, sembri una persona affabile. Mira, sono io in questo momento, figlia maggiore. Mira era sempre stata affezionata a Castelferro. Bene, non ti trovi qua. Ma Lady Forrester, volendo che sua figlia maggiore imparasse i costumi delle corti a sud, che vita eccitante, i tortini al limone, organizzò che Mira diventasse un'ancella di Margaery Tyrell. Beh, vita tranquilla. Più di certe altre ancelle, credo. Con grande sorpresa, Mira scoprì che le piaceva molto stare in compagnia di Margaery ad Alto Giardino. Tutti apprezzano la compagnia dei Tyrell. A parte forse Loras. È un fermaglio. È una spilla. Fermaglio. Quindi la seguì con grande entusiasmo ad Approdo del Re. La vita nella capitale non è stata facile per Mira, visto che i suoi modi di fare diretti non sono in linea con quelli educati di corte, ma è più furba di quello che pensa. Me lo auguro. Il pirla, il cretino, il farabutto, non ancora. Poi terzo genito Ethan Forrester, che sembra proprio uscito da una soap opera, Ethan Forrester il nome. Poiché i suoi fratelli maggiori erano soldati nati, Ethan è nato rockstar, fu sempre attirato dai piaceri della mente, in particolare da musica e libri. Non l'ho visto leggere, ma vabbè.
Ha sempre amato particolarmente gli alti alberi di Castelferro, un amore che condivide tuttora con sua sorella gemella Talia. Complimenti per l'hobby. Ethan era appena un ragazzo quando la casa Forrester prese parte alla guerra dei Cinque Re, ma alla fine della guerra gli fu imposto un ruolo per il quale non era preparato. Non è uno spoiler, lo so. Nei freschi pomeriggi d'autunno si può ancora sentire Ethan che suona il suo liuto nel bosco di legno ferro per ora. Non so se arriverà al season finale. Talia Forrester, la gemella di Ethan. Secondogenita, wow. Vabbè, sì, perché la prima è nome, grazie, nome, Mira. Ok. Durante la quarta gravidanza, Lady Forrester sognò che sarebbe nata una figlia con la voce soave come la pioggia estiva. Infatti, era Ethan che sognavi, in realtà. Ma come vuole il fatto nacque un bambino? Ci ha azzeccato. Il neonato Ethan pianse per ore e ore in modo intonatissimo, in la bemolle. Fino a che Lady Forrester ebbe di nuovo le doglie, e questa volta nacque una bambina che era evidentemente un refuso rimasto lì. Le diede il nome di Talia come sua madre, ed allora Ethan non pianse quasi mai. Che bello, sono come quei cardellini che crepano se ne muore uno. Sì. Il suo sogno diventò realtà, non c'è suono più dolce ad Castelferro del canto di Talia, mentre il suo fratello suona il liuto. Bene, peccato che l'industria musicale nel Trono di Spade non è molto sviluppata. Rion Forrester, quarto genito, l'ultimo dei bambini Forrester, Rion crebbe venerando i suoi fratelli e passò molto tempo a ricorrere Ethan e Talia del boschetto. Ti sei fatto una vita. La sua giovinezza è stata piacevole e esonerata da ogni responsabilità. C'ha 7 anni, cosa volevate fare? Ma recentemente l'innocenza di Rion ha iniziato a perdersi. Quando la guerra iniziò, Rion era troppo giovane per capire perché Roderick e suo fratello se ne stavano andando da casa, ma la triste realtà di una casata in guerra era impossibile da nascondere e Rion ora fa domande. A cui i suoi fratelli non riescono a rispondere facilmente. Sono morti! Sono crepati, trapassati da spade di legno ferro. Forse è troppo presto per dirglielo. La coppia leggermente più sfasata di Jaime Lannister, cioè lo scudiero che abbiamo interpretato fino a poco fa. Garrett era stato cresciuto con molte storie eroiche come quelle di Arthur Dayne e Simon Star Eyes. Insurgente. Anche se era il figlio di un allevatore di maiali, aveva sempre aspirato a diventare un guerriero. Con l'aiuto di suo zio Duncan, che da umili origini era diventato castellano di Castelferro, lo dico ancora una volta per favore, castellano di Castelferro, Gareth trovò lavoro nelle stalle di Lord Forresters, salendo di ruolo per diventare infine suo scudiero. Gareth servì Lord Forrester per lunghi mesi nell'esercito di Re Rob ed è pronto a diventare un guerriero a tutti gli ex effetti, sperando di rivederlo. O zio, il castellano di Castelferro. Da bambino Duncan, castellano di Castelferro, era il suo destino ma non lo era ancora, un grande talento a gestire la fattoria della sua famiglia, attività che tutti pensavano avrebbe portato avanti un giorno, ma plot twist, Duncan era destinato ad andare oltre i campi e i porcini, buon per lui. In poco tempo strinse un'improbabile amicizia con Gregor Forrester, erede della casa Forrester. I due crebbero fianco a fianco e quando Gregor diventò lord nominò Duncan castellano di Castelferro. Molti rimasero stupiti, ma Duncan dimostrò di esserne degno. E ha servito la casata in questi lunghi anni. Bruttissimo Ser Roland di Gore, spero di pronunciarlo bene, maestro di armi di Castelferro, che non suona altrettanto bene quanto castellano di Castelferro. Roland di Gore si unì alle truppe di Forrester dopo che la sua famiglia fu cacciata dalle isole di Ferro. C'è molto ferro in questo gioco della Telltale. Durante la ribellione di Balon Greyjoy, quel cretino, io odio tanto i Greyjoy, non li sopporto, dannazione. Digor aveva un talento naturale per le tattiche militari e strategie ed ebbe un ruolo cruciale nell'assedio a Pyke, la sua faccia lo dimostra, che pose fine alla guerra. Nei mesi seguenti, Re Robert promosse Roland a cavaliere e Lord Forrester gli chiese di servirlo come maestro d'armi di Castelferro. Se Roland è tuttora il maestro, è famoso per la sua esperienza militare così come per il suo temperamento. Brutto. Oh, il medico, maestro di Castelferro, originario di una casata minore nella valle, maestro Orson Green, studiò la ci cittadella con la speranza di essere assegnato al nido dell'aquila. Ah ah ah, sfigato. Meglio così, fidati. Ma quando imparò abbastanza da essere promosso ad accolito, John Arryn fu assassinato e il sud era in tumulto. La cittadella ha assegnato maestro Orton Green a Castelferro, dove ha velocemente imparato a rispettare l'onore e l'integrità della famiglia Forrester. Sono degli altri Stark, speriamo che non facciano la stessa fine. Malcolm Branfield, l'ho visto questo? Il fratello di Lady Forrester? Zio Forrester? Da giovane Malcolm era la pecora nera della famiglia Branfield. Gli piaceva girovagare per le terre come un cavaliere errante, rifiutando le offerte di matrimonio e terre offerte dal padre, dipende da chi.
Malcolm combatté con coraggio al fianco di suo fratello quando la casa Branfield cadde. Lui e sua sorella furono gli unici due sopravvissuti. Malcolm ora vive con la famiglia di Lady Elisa a Castelferro, anche se scompare spesso per intere settimane. Non ha figli, anche se è l'ultimo della dinastia. Volete? Ah, l'ultima voce. Antica sede della casa Forrester, imponente fortezza circondata dagli alti alberi di legno ferro. Non chiediamocelo più. Castelferro è l'antica abitazione della casa Forrester, costruita più di 500 anni fa da Cedric e suoi tre figli. Castelferro è una prova della forza e durevolezza della foresta di... quella roba lì stessa. Più di un visitatore ha chiamato Castelferro la tenuta più impressionante del nord. Perfino Ned Stark disse di essere invidioso, ma questo non è scritto nei libri. Castelferro sta al confine della più grande foresta a legno ferro di Westeros, che si è dimostrato un vantaggio strategico per la casata. Se siamo ancora in piedi, ringraziamo il legno ferro. Va bene, ora che so tutto posso riprendere. Esaminiamo. Vecchio tomo polveroso. Wonders made by man, by Lomas Longstrider. A gift from Roderick. Ex Roderick. I hope to see them all someday. Non è arrivato il corvo, evidentemente. Oh, la scatola di legno ferro. Quindi è di legno più che ferro. Quel lucchetto è naturale, fatto dall'albero, credo. C'è un albero anche sul libro, è tutto un albero questo gioco. Spilla di Alto Giardino, io la porterei per mostrare che ho delle amicizie potenti. E di mare è gentile con tutti. Una moneta di Yunkai. Bella. Che andrà... No, Yunkai è... dove... La Khaleesi adesso. Quella statua cadrà nella quinta stagione. Scusate lo spoiler, ma ho visto il trailer. Lettera incompleta. No, prima il libro, perché la lettera incompleta potrebbe essere importante. Come fanno ogni volta a riprodurre i rami del logo, dell'emblema? Deve essere complicatissimo. Si sapranno a memoria perché sembrano sempre uguali. Beh, leggiamo. Father. Much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Attenti perché va male anche Marjorie has proved to be quello. quite popular throughout the city. I do wish you and mother could Sei come, dalla parte giusta, although cara. I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you, and I look forward to the day you can. Venire? Era così difficile completare la frase. Poca dimestichezza con lo scrivere. C'è qualcos'altro qua? Volevo il catino. Perché non posso vedere il catino? Ah, vabbè, però la finestra sì. Beh, King's Landing. il mare è I wonder bello. if it's sunny at Ironwrath today. Non me lo ricordo. L'ho visto poco, avevo problemi. Avevo una gamba che mi faceva un male cane. Ci hanno messo i vermi dentro. So che non dovrei vantare. Una lettera romana. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. Non è She is ancora our best regina. hope and can be a powerful ally. Especially now when your family so desperately needs her help. C'è tanto vapore e acqueo in questa stanza, è tutto sfocatello. Scusi, non apro subito perché devo vedere quest'altro catino. No, non me lo fa vedere. Oh, ho il mio trono personale, sono contento. Chi è? Cosa vuoi, schiavo minorenne? Con una voce da maggiorenne. Vabbè, vieni, guarda. Stavo esaminando la mia stanza, vieni. Cosa? È la stufa quella? È carbone? Begging your pardon, lady, but you all right? If you don't mind my asking, you seem rather upset. Me ne frega niente, sto bene, non puoi farmi queste domande. I'm fine, thank you. Sei solo uno sguattero con lo sporco in faccia. Please hurry if you can. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, lady. Parlerò con lei, non con te. You work for Lady Marjorie? È due? I may be wrong, but
It seems like you do. Sono la sua ancella, ignorante, povero. That's what I thought. I've seen you with her before. You seem like good friends. Spione anche. I saw Lady Marjorie just this morning, outside the Royal Sept, talking to Queen Cersei. Cersei? Sarà sua suocera. Due They volte. appeared to be having some sort of disagreement. I couldn't hear much, but Sta virigliando, potrei farti uccidere. You were eavesdropping? No, not at all. I was just passing by and I heard them arguing about House Forrester and House Forrester? I thought you'd like to know. Forgive me if I was mistaken. I hope you're not in any kind of trouble. Magari lo sei tu. Most people don't tend to notice a cold boy. Not in King's Landing, with so many lords and ladies about. Io avrei voluto un tipo come Bronn, come collaboratore, non sto. Good night, milady. Questo attaccapanni senza maniche. Mi sto immedesimando, ovviamente. Oh, wow. Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must discuss. Oh, ma che mi capisce adesso? Finalmente. From the day you arrived in Highgarden. Camminano sempre lentissimo quando hanno a discutere. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. Magari your poor family as well. Ho fatto in tempo a parlare. Bisogna rispondere prima. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be called. E infatti volevamo subito chiedere un favore. I had a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the Royal Sept. She mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. Che sorpresa! She was very pleased with herself. How did you respond? I told her you are one of my most trusted handmaidens, that you can hardly be blamed for the actions of your father and brother. Nonetheless, she demands an audience. She wants an apology of some sort for what I don't know. Una che non sa neanche bene cosa è successo. Va bene. I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding. Se Cersei è soddisfatta per delle scuse, io mi scuso anche per l'olocausto nucleare, qualunque cosa. Tell her what she wants to hear. Falla divertire. Vabbè. See if the Queen Regent is ready to receive us. Mi umilierò per finta per darle soddisfazione. Guardone. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. Ricordamelo. Quindi devo evitare di dire che è una stronza immatura. Good luck. Sì, magari con uno sguardo un pochino più carico. Ah, no, sta già fingendo, forse. Va bene, va bene. Più intelligente di me. Tyrion! Tyrion! Ciao! Tyrion! Ciao! Tyrion! Tyrion mi aiuterà, lo so. Lo farebbe anche soltanto per dar fastidio a sua sorella. Ok, avanziamo. Mi fate fare tutta la navata per farmi venire il panico, molto bene. Chi sono sti qua? Più che altro questi caschetti alla Ringo. Cos'è? È una casata in cui tutti portano il caschetto? Ah, Lady Marjorie, aren't you looking lovely this evening? E la sua voce, Lord Tyrion. Peter Dinklage. Your Grace? E anche Cersei. With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Yeah. Il protocollo. Chino il capo. Non mi inginocchio, chino il capo. Yet not honored enough to kneel, I see. Ovviamente. House Forrester is a northern house loyal to the king.
Are they? Altrimenti manco piegavo la testa. I want to hear from the girl. Mm-hmm. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. Serviamo Re Geoffrey. I re sono molti in questo momento della storia. Avevo detto un'altra cosa, ma grazie. And yet, for centuries the Forresters have been loyal bannermen to House Stark, a house of traitors. Erano i nostri lord protettori. They were the wardens of the north. We all served at the pleasure of the king. Mica ho detto una bugia. Clever girl. Grazie. Perhaps too clever for her own good. The girl did name Joffrey. Cosa soddisfa Cersei? A parte suo fratello. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Anche Roose Bolton ha servito gli Stark, è vero. Non si univa mai, mi ricordo sempre. And proved his loyalty to the crown by bringing their house to a swift and sudden end. Quel sopracciglio. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm not per molto. There are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forrester Ironwood does seem rather... Non ho ancora ben capito cos'è, ma pare di sì. Sì. Yes, Your Grace. Maesta. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Potrei anche bestemmiare, sì, sì. And they do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Qualunque cosa, mica un problema promettere. I would do anything. Contenta? I see. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks. Wielding a battle axe for the Northern Army. Appunto, cioè sono. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Margaery here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Beh. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? Si è sacrificata molto, per quel matrimonio. Io lo so. I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. Senza dirla, più che altro. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves. Pretending to be something they're not. Sì, ma mi guardate troppo, mi viene l'ansia. C'è lo sguardo di Margaery qua. You are a girl from the north, here in service to Lady Margaery. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. Che dovrei fare? And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? Ci penserei sopra. Questo sì che è evitare la domanda. Non ci sarà alcuna indecisione. That's a coward's answer. I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Who do you choose? Ho alzato gli occhi al cielo. Tu. Mia signora di Margaery. Ah, ma mi uccide subito così. Il re. Il re. Scusa, Margaery, è tattica. Anche te hai detto un sacco di fregnace, scusa. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. I'm not quite sure what to make of her. Ironia. Not surprising, I suppose, for a northern girl, but not very encouraging either. I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. L'ho scampata. Margaery mi ha guardato male, ma l'ho scampata. Ha tempo libero? Sì. Lord Tyrion? This may come as a surprise, but I met your father once at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton.
Chi si è mai fidato di Roose Bolton? Only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Thank you, Lord. Grazie. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey. La cosa più dura che abbia mai fatto nella mia vita. Joffrey was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I did it for Lady Margaery. Rather odd, if that's what she asked of you. But I'm sure she has your best interests at heart. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our... Posso fare anch'io i miei piani complicati? Io stavo cercando di fare una cosa del genere. Give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. The crown. Il mio personaggino preferito. Need wood, and I speak for the crown in this regard, not her. What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Sarebbe bello. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? Sì. It may be far too dangerous. Siamo qui per ballare. Did I even suggested such a thing? No. Sorry, Lord Tyrion, but it's a risk I cannot afford. I admire your discretion. Fred. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. Io volevo combattere questa cosa. Spero ci incontreremo ancora, perché devo dirti l'esatto contrario di quello che ti ho detto adesso, solo perché non ho fatto in tempo. È difficile sto gioco. Sono un alto potere decisionale in breve tempo, io non sono una persona adatta. Decisione.